Radio Forcella on the road, buon pomeriggio a tutti. E mi trovo qui alla spiaggia della Vigliena a San Giovanni. Guardate qua pure lo spettacolo del mare, il Vesuvio. E alle mie spalle il Golfo di Napoli. Guardate che meraviglia. E oggi faccio questa diretta perché me ne sono andato dal presidio ad oltranza da parte del Pippone. E stamattina è successo un piccolo bardan perché mentre stavo facendo il filmato a carbone, mentre stava avendo discussioni con gli agenti della Digos, sapete, i cosiddetti mercenari della mafia che stavano cercando in tutti i modi di abbandonare il presidio. Ebbene, stavo filmando l'accaduto quando uno di loro, anzi non quelli della Digos, un amico che io ho bloccato su Facebook, beh, amico si fa per dire, mi aveva intimato di interrompere la diretta, e quindi poi è intervenuto pure il Pippone ordinando di staccare la diretta. E io ho detto: perché? Non ho capito. No, la diretta non può riprendere senza me. Va bene, però io l'avevo cancellato la diretta. Io stavo facendo un servizio perché uno che faceva dei manifestanti mi aveva pregato di fare la ripresa, e stavo facendo giusto il mio documento per dimostrare al mondo intero come operano i mercenari della mafia, che qualsiasi tentativo di sabotare la manifestazione pacifica usano qualsiasi mezzi. Comunque devo dire una cosa al carbone, comunque purtroppo mi dispiace, ma anzi io fino adesso sono stato presente, ho verificato un po' la sua potenzialità, un po' la parte del popolo, ma che poi alla fine si è dimostrato che quel famoso treno che vi ho parlato io, il popolo ha preferito perderlo piuttosto che prenderlo. E finché loro riceveranno il reddito di cittadinanza e soprattutto obbediranno agli ordini che è imposto da questi nazzo criminali mafiosi, loro non scenderanno. Anzi, per loro le iniziative del carbone non se ne fregano proprio, perciò. E quindi dichiaro ufficialmente fallito anche sull'ultimo tentativo. Anzi, il sistema mo li faranno prima stancare quei pochi manifestanti, e quindi penso che non li faranno nulla. Anzi, al contrario, li farà stancare piano piano da loro, in modo che poi gli stessi da loro si scocceranno e se ne andranno via, come ho fatto io. E quindi purtroppo per l'ennesima volta il sistema di carbone non funziona, ha dimostrato di non funzionarlo anche dall'anno scorso da parte del canale Pensiero Libero, ma non troppo. Infatti io ho messo un video in prescrizione, un video di 6 mesi fa, che naturalmente diceva che nessun magistrato possa per esempio mettere a repentaglio la sua vita per aprire le denunce. Oramai è finita, il popolo preferisce essere schiavi, e quindi purtroppo non riesco neanche a trovare le parole, perché in questo momento mi sento anche anch'io molto sconfortato, e perciò il popolo, anzi l'unica speranza è bisogna arrivare alla fame, e bisogna sperare che finiscono i soldi e vediamo un po' il popolo che cosa fa, se scenderanno a combattere per la fame oppure si staranno zitti anche con lo stomaco vuoto. L'immagine che vedete è il Vesuvio,
il famoso Vesuvio che il nostro caro Leo Zagami ha invocato. E quindi per il momento tace, il Vesuvio tace, sta ancora dormendo. E chi lo sa, chi lo sa, se il gigante si fa sede e non si decide di svegliarsi pure lui. Ma spero che su, che lo faccia presto, perché qua c'è troppo schifo, ragazzi. E quindi, e vabbè, a giorni sputtanerà anche qualche imbecille, qualche altro imbecille e un altro eroe delle cause perse. Naturalmente non vi dico chi è. E soprattutto io e i suoi amici che hanno un'amicizia con me, se si offendono mi possono anche cancellarmi dalle amicizie, tanto chi se ne frega, perciò. E oggi purtroppo è una giornata molto triste, perciò è inutile uno portare la battaglia. Io dico solo una cosa a carbone, di cambiare paese che è meglio, e fatti una nuova vita che è meglio, anzi fatevi una nuova vita tranquilli, tanto oramai nessun magistrato, nessun giudice si sacrificherebbe la sua vita per te, per mandare in galera questi criminali. E non dimenticare, che tutto il sistema è colluso, perciò oramai deve fare solo il popolo, ma questo solo quando arriverà la fame. Solo da allora succederà qualcosa. Nel frattempo mi dispiace, il popolo preferiscono mettere le museruole, seguire la Barbara d'Urso e soprattutto rispettando le regole della massomafia. E per di più, per loro la dittatura gli sta bene così. E va bene, per il momento è tutto. Da Gianfranco è tutto, vi auguro buon pomeriggio e soprattutto buona dittatura.